Segui anche tu Momenti in TV, ed il protagonista sei solo tu. Tra tradizioni e curiosità, giriamo di città in città. Tanta cultura, eventi e attualità rendono unici momenti con voi. Un solo motto ci accompagnerà, che fa? Segui anche tu Momenti in TV, ed il protagonista sei solo tu. Tante interviste, tutto in semplicità, da condividere insieme a voi. Ed ogni evento certo ti sembrerà un'esplosione di felicità. Notizie, sport, moda e gastronomia, in compagnia di Francesco Anania. Carissimi amici, ben ritrovati ancora una volta su Antenna del Mediterraneo per Momenti in TV, il programma in cui i grandi protagonisti siete voi con i vostri eventi e con i vostri talenti. Oggi parliamo del Festival di Sanremo, lo facciamo ascoltando tantissime canzoni dei grandi protagonisti dell'altro festival che organizziamo noi, il Cantando Sanremo, che quest'anno si ripeterà il 25 febbraio al Teatro dell'Oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella. Ne approfitto per dire subito che le iscrizioni sono aperte. Chiamate la nostra segreteria Annuccia Sottile al 339-8254-709 e diventerete grandi protagonisti anche di questo evento. Dunque riascolteremo le canzoni del 2023 di Cantando Sanremo, però sono canzoni che partono dal 1951 fino all'anno scorso. In studio con me quest'oggi c'è il presidente dell'associazione NEM, Nuove Energie Musicali, il bravissimo e simpaticissimo e preparatissimo Salvatore Battaglia. Ciao Salvatore. Ciao Francesco, ciao e grazie per l'invito e un saluto a tutti i tuoi telespettatori. Diciamo subito che l'associazione NEM è un'associazione che si occupa soprattutto di cantanti e cantautori indipendenti. Assolutamente sì, chiamati anche emergenti, indipendenti, chiamatele come volete, comunque sono tutti quegli artisti che ci sono, che esistono, che stanno magari lì nell'underground, sono nascosti, però vi assicuro che c'è tanta buona musica e tanti professionisti davvero, quindi sta a noi doverli e poterli scoprire in qualche modo. Visto che parliamo del Festival di Sanremo, abbiamo deciso di averti come ospite perché c'è un feeling particolare con il festival. Sì, c'è un amore odio in qualche modo, però forse più amore, dai, perché sì, ogni anno non vediamo l'ora che arrivi quella fatidica settimana che in gergo lì da quelle parti la chiamano la settimana di passione, ma è una passione vera e propria, non di sofferenza, ma di gioia, a dir la verità, anche perché quella settimana in quella città bellissima peraltro succede di tutto, ci ritroviamo tutti, quindi non solo musica ma anche tantissimi amici dove poterci scambiare idee, opinioni di tutto quello che succede durante l'anno. In collegamento con noi c'è il sociologo Francesco Pira, benvenuto professore. Un caro saluto a tutti i telespettatori, le telespettatrici, anche al funambolico conduttore Francesco Anania, ed è bello che torniamo a Momenti in TV a parlare di Sanremo. È bello perché Sanremo ha sempre fatto parte delle nostre conversazioni che poi hanno interessato tantissimo anche il pubblico, quindi sono contentissimo anche stasera di essere a Momenti in TV, di poter esprimere un po' quella che è il mio pensiero sulla grandissima manifestazione, non soltanto canora, ma è una manifestazione che ha un fortissimo impatto sociale, una manifestazione che ha ascolti incredibili in tutto il mondo e che riesce da tantissimi anni ad appassionare. Se si tratta della 74esima edizione, evidentemente, se per 74 volte è stato fatto questo investimento da parte della RAI, del Comune di Sanremo, evidentemente una ragione profonda c'è.
Grazie, grazie al professore Francesco Pira. Sarà una puntata scoppiettante, ve lo dico subito. Iniziamo ad ascoltare il primo blocco. Tra l'altro, Salvatore Battaglia l'anno scorso era in giuria, quest'anno sarà di nuovo in giuria il 25 febbraio al Teatro dell'Oratorio Giovanni Paolo II di Oliorella per giudicare, per apprezzare soprattutto questi giovani cantanti che si mettono in gioco. Andiamo ad ascoltare Filippo Cavolina, Il diario degli errori, Vincenzo Crinò, Un'avventura, e Vittoria Presti, Tutta colpa mia. E poi rientriamo qui in studio per chiacchierare con Salvatore Battaglia e con il nostro sociologo Francesco Pira. Ho cercato nel conflitto la parvenza di un sentiero, ho sempre fatto tutto in un modo solo mio, e non ho mai detto resta se potevo dire addio. Poche volte ho dato ascolto a chi dovevo dare retta, ma non ne ho tenuto conto, ho sempre avuto troppa fretta. Ma almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori, da tutte le mie. Non sarà un'avventura, questo amore è fatto solo di poesia. Bravissimi, bravissimi, soprattutto tantissimi talenti l'anno scorso hanno partecipato a Cantando Sanremo. La mia prima domanda che faccio al sociologo che già è in collegamento, ma anche a Salvatore Battaglia, ma iniziamo da te Salvatore, perché il festival è così atteso dagli italiani? Ma il festival direi che è il punto, si chiama il festival perché credo che sia oggi, ancora oggi dopo 74 anni, la manifestazione più importante a livello canoro in Italia. Quindi è sinonimo di chiacchiericcio, si moltiplicano migliaia e migliaia di articoli, di interviste, di canzoni, insomma si fa un gran parlare, anche perché è diventato appunto il festival degli italiani in qualche modo, odiato, amato, ma tutti lo aspettano, perché caro Francesco ogni anno tutti dicono che non lo guardano, però poi alla fine gli ascolti sono veramente altissimi. Lo guardano tutti, lo guardano tutti. Professore, secondo lei perché è così atteso questo festival? Il Festival di Sanremo è molto atteso perché è un evento mondiale. Non dimentichiamoci che la RAI cede i diritti a tantissime televisioni in tutto il mondo. Ci sono italiani in tutto il mondo che aspettano questo momento, che non è soltanto l'esibizione di un buon numero di cantanti, anche di qualità. Devo dire che il direttore artistico Amadeus ha alzato tantissimo la qualità, ma si è preoccupato anche di un altro aspetto che abbiamo evidenziato negli anni, cioè il fatto che si mettano insieme cantanti di varie generazioni che possono sicuramente accontentare tutte le fasce di età. E quindi per questo è un evento molto atteso, perché ci sono gli adolescenti che seguono i talent, ci sono gli appassionati di buona musica italiana che conoscono
tanti cantanti che partecipano a Sanremo da parecchi anni, ci sono ospiti internazionali, ci sono momenti di intrattenimento molto molto significativi, ci sono anche dei momenti in cui vengono lanciati dei messaggi di carattere sociale, di solidarietà, che possono essere condivisi o non condivisi, ma che comunque fanno parte ormai della tradizione di Sanremo. Quindi è un momento di grande kermesse internazionale, è un momento in cui tutti gli artisti si mettono in discussione, ma anche la RAI si mette in discussione, tanto è vero che negli ultimi anni ha esteso buona parte della promozione, anche buona parte della diffusione di questo grande evento attraverso anche le nuove tecnologie. Le nuove tecnologie sono diventate fondamentali per questa nuova edizione di Sanremo. Eh sì, è proprio vero, il Festival di Sanremo è amato da tutti, non è odiato secondo me, è più amato che odiato dagli italiani e soprattutto è una grande vetrina per tantissimi giovani cantanti. Andiamo ad ascoltare il secondo blocco dei cantanti che hanno partecipato l'anno scorso a Cantando Sanremo, con Mi sento bene, Rebecca Musicò, poi Nuccia Liberti, Ambra Triscari, Gli uomini non cambiano, Gaia Princiotta invece ci farà ascoltare, sarà Perché ti amo, le esibizioni del 2023. Partecipate numerosi a questa edizione, 25 febbraio, Teatro dell'Oratorio Giovanni Paolo II. Chiamate, chiamate, c'è il numero in sovraiscrizione. Andiamo ad ascoltare un estratto di queste tre canzoni, di questi tre cantanti che hanno partecipato nel 2023. Ritrovare un senso a questo assurdo controsenso è solamente la più stupida. Se non ci penso più, mi sento bene. Guardo una serie alla TV e mi sento bene. Leggo un giornale, mi sdraio al mare, prendo la mia vita come viene. Se non ci penso più, mi sento bene. Che mio padre è innamorato, per lui sbaglio sempre sono. La sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscito. E ho lottato per cambiarlo. Ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età. Quando. Fermi sulle panchine in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità. Per tutti quelli così come noi, da sempre. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io cantarimo de dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. Complimenti, l'anno scorso in giuria Cantando Sanremo, tra l'altro ringraziamo Suor Marilena che ci ha ospitato in modo egregio nel teatro di Barcellona Pozzo di Gotto, c'era Salvatore Battaglia in giuria, è stata una bella manifestazione. Sì, sicuramente sì, Francesco, come tutte le tue, voglio dire, non sto facendo quello di parte, però in effetti è vero, ci metti l'anima in ogni cosa e quindi hai la possibilità comunque di raccogliere e di accogliere tutti questi ragazzi che si vogliono proporre in qualche modo. E devo dire la verità che ce ne sono molto bravi, veramente. Bisognerebbe prenderli per mano, accudirli, cercarli di dargli una mano, anche perché
perché, come tu ben sai, caro Francesco, molti di loro non sanno come muoversi, a dire la verità. Infatti noi spesso e volentieri facciamo, insomma, dei master dove spieghiamo o perlomeno chiariamo qual è la strada, come si snoda, come si svolge un percorso, ecco, e tante volte i ragazzi, ahimè, rimangono un attimino sbalorditi perché non si aspettano queste cose. Sembra che sia tutto facile, ma non è così. È una piccola vetrina, tra l'altro anche quest'anno la nostra emittente Antenna del Mediterraneo riprenderà e manderà in onda l'intero festival. Professore Pira, le vorrei fare una domanda. Il Festival di Sanremo da anni non è solo un evento musicale ma sociale, entriamo nel suo campo. Sicuramente, come accennavo prima, non è solo ed esclusivamente un evento musicale, è soprattutto un evento musicale. Non dobbiamo disattendere da questa prerogativa, che è una prerogativa importante, cioè il Festival della Canzone Italiana, non dimentichiamocelo, non è il Festival della Canzone Italiana e di altro. È il Festival della Canzone Italiana. La canzone è regina del Festival di Sanremo, lo è sempre stata in tutte le 74 edizioni, poi con alti e bassi, con chiaro e scuro, come accade sempre per eventi così importanti che hanno un grandissimo coinvolgimento. Ma Sanremo non è soltanto un evento musicale, perché poi da chi lo presenta, a chi lo sostiene, agli ospiti, a tutto quello che gira intorno a Sanremo. Non dimentichiamoci che ci sono preparativi che durano anche un intero anno. Ci sono persone che si preparano a Sanremo per tantissimi mesi e lo fanno con grande passione, anche con grande abnegazione. E poi c'è tutto il tessuto sociale di Sanremo, dai fiori alle grandi scenografie, a quello che tutta la città e la regione Liguria vive grazie a questa importante manifestazione internazionale. C'è tutto un indotto dietro il Festival di Sanremo che lo rende un evento di grandissima valenza sociale. Poi, come tutti i contenitori, diventano importanti secondo i contenuti che si riescono a mettere. Quindi è difficile prevedere, al di là di alcune anticipazioni che sono state fatte da Amadeus e altre dalla RAI, che Sanremo sarà e quali saranno i grandi contenuti sociali. Grazie al professore Francesco Pira. Ancora musica, ancora protagonisti del 2023 di Cantando Sanremo. Miriana Paladina ci farà ascoltare Nessuno mi può giudicare, Annalisa Siracusa Piazza Grande, Viola Zappalà Ciao Ciao e poi Elisa Santus Alba. Abbiamo fatto questo mix tra la categoria giovani e la categoria big. Andiamo ad ascoltarli e poi sentiamo ancora il nostro presidente dell'associazione NEM Salvatore Battaglia e il nostro sociologo in collegamento Francesco Pira. Via. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Verità che fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. Verità che fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Chi lo sa perché? Se falta un per dirle addio, ma esta vida non la cambierei jamás, a modo mio, quel che sono l'ho voluto io. Lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, mamma, non so cosa sa fare.
se tutto stesse sopra i nostri limiti e credessimo ai sorrisi come i comici, se non amassimo soltanto i nostri simili, se non amassimo soltanto i nostri simili, forse avremmo gli occhi solo per descriverci. Perché uno sguardo in fondo basta per dire... Complimenti, complimenti ai nostri cantanti. Sono già tanti i ragazzi che si sono iscritti a questo festival. L'ho detto prima, Salvatore, questi festival servono da palestra per questi ragazzi che vanno a scuola di canto. Alcuni sono autodidatta, però c'è tanta passione e secondo me c'è tanto talento anche. Sì, hai detto bene, oggi come oggi, a parte social, a parte video, a parte tutto, l'unica palestra, l'unico posto dove potersi effettivamente esibire e quindi dimostrare il proprio talento è il palco, è il live, dove stare davanti a un pubblico e quindi capire se effettivamente sei in grado di poter fare quello che ogni ragazzo sogna. E ti assicuro, caro Francesco, che sono tantissimi, lo vedo dalle migliaia di email che ci arrivano tutti i mesi e direi tutti i giorni, poi al mese si sommano e diventano veramente migliaia, e sono tutte uscite di singoli che arrivano presso la nostra agenzia, e quindi alle volte non arriviamo nemmeno in tempo a poterle ascoltare o visionare tutte, perché poi ne arrivano altrettante. Quindi per i ragazzi, sì, come hai detto tu, è importante, fate palchi e mettetevi in gioco e quindi partecipate numerosi. Presidente, l'associazione NEM, però ho letto qualcosina che ultimamente hai altri incarichi in giro per l'Italia. Sì, grazie Francesco per questo assist, perché ci tengo moltissimo. È da marzo dell'anno scorso, subito dopo Sanremo, è stata la mia elezione nel direttivo della GMP, sarebbe l'Associazione Giornalisti Critici Musicali Italiani, alla quale io mi onoro di appartenere, perché effettivamente è un'associazione piena di giornalisti, critici musicali, gente che ama e adora la musica in tutte le sue sfaccettature e fa questo da anni. E quindi anche la nostra associazione si prodiga in tal senso nel poter diffondere quello che è più che altro la musica popolare, ma intesa non come folk, ma come linguaggio musicale. E quindi sì, grazie per questa cosa. Professore, la vedo molto, ma molto attento. Ultimamente c'è l'impressione che si cura più lo spettacolo del Festival di Sanremo che non la canzone. Non è più il Festival della canzone italiana, ma è un grande varietà. Lei cosa ne pensa di questo, pensando soprattutto all'audience, perché il giorno dopo si guarda quante persone erano davanti al televisore che guardavano questa manifestazione? Ma l'audience non è soltanto legato al Festival di Sanremo. Diciamoci francamente che il Festival di Sanremo riesce anche a ottenere contratti pubblicitari che sono davvero di grandissima importanza per una struttura come la RAI. Sanremo ha una sua capacità di realizzare cifre che non sono paragonabili con nessun altro evento trasmesso dalla RAI. E quindi è chiaro che all'audience si lega anche il gettito pubblicitario, e per essere competitivi bisogna avere una costanza dell'audience che non è soltanto quella televisiva, ma anche la presenza attraverso il web e anche la capacità di intercettare ascolti attraverso la radio. E la RAI ha saputo fare network su questo e certamente ha badato all'audience, ma ha anche
pensato a garantire un certo tipo di qualità e un certo tipo di intrattenimento per confermare dati di ascolto che sono davvero inavvicinabili per qualunque altra situazione o qualunque altra kermesse o diretta televisiva. Quindi c'è un'importanza delle canzoni. Tutti noi vogliamo ascoltare le canzoni, ma sappiamo perfettamente che non si possono fare i conti senza l'host, e in questo caso l'audience è importantissimo. Come accennavo prima, trascinare dentro Sanremo giovani che hanno fatto i talent, utilizzare al meglio le nuove tecnologie, fa parte di una strategia che serve anche a garantire l'audience. Salvatore, su questo tu vuoi dire qualcosa? Sì, allora è praticamente lo specchio dei tempi Sanremo, non lo dico solo io, lo dicono in tanti, praticamente non fa altro che rispecchiare quello che è la nostra musica, la nostra società anche di oggi, no? E quindi noi vediamo magari delle persone che per molti sono dei perfetti sconosciuti, ma per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i ragazzi che girano sul digitale, quindi sul web, su YouTube, su TikTok, eccetera, eccetera, sono dei veri e propri personaggi. Quindi Sanremo, Amadeus in questo caso, non fa altro che seguire quello che è l'andazzo della situazione. Non a tutti piace questa cosa, però ce ne dobbiamo fare una ragione. I tempi cambiano, cambia un po' tutto, cambia la musica, e quindi bisogna stare anche attenti a eseguire quello che è questo bellissimo e grandissimo contenitore che si chiama Sanremo. Non vorrei essere nei panni di Amadeus. Però è molto bravo, negli ultimi anni ci sta facendo veramente divertire. Prima di chiudere con la prima parte, voglio ricordare qualche evento che stiamo organizzando. A Barcellona Pozzo di Cotto il 19 gennaio, spazio alla Ciaurrina, al supermercato Sigma Marilù di Sant'Andrea. Dunque mi raccomando, venite numerosi il 19 gennaio per assaggiare gratuitamente la Ciaurrina, un evento in collaborazione con i supermercati Sigma Marilù. Poi il 27 gennaio c'è la selezione di Miss Reggente Italia, Miss Reggetta Over e Talent Kids. Ancora Salvatore Battaglia non siamo riusciti a coinvolgerlo nella giuria in questa stagione, vediamo prossimamente. Anche in questo caso iscrizioni gratuite. Poi il 18 febbraio abbiamo organizzato il corso di portamento con il fashion coach calabrese bravissimo Alfredo Bruno, e il 25 invece c'è Cantando Sanremo. Per partecipare a tutte queste manifestazioni il numero magico è il 339 8254 709. Chiudiamo la prima parte ancora in musica ascoltando Carlotta D'Amico che con la canzone Amare, poi Samuela Giorgianni con Due Vite, Gloria di Mario 10 e poi la pubblicità, e ritorneremo subito dopo a parlare del Festival di Sanremo. Apro gli occhi e vedo l'universo tra la gente che non crede che sono soli e svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il mio deserto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più film, l'odore nella tua camera, la mia maglia metallica, siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta, e ci siamo fottuti ancora. Perché l'ultima volta è sacra, fa freddo tornare a casa, ma non è così amara, questa notte si impara, e sta piovendo e sono fuori là, lì da me, questa casa non ha niente di te, ma l'ultima volta è sacra, l'ultimo bacio in strada, tu scrivi tra uno, serviranno ancora 10 ultime volte. Tutti!
stuzzica la tua golosità. Scegli Spidipollo. Pollo allo spiedo, preparati e gastronomia. Spidipollo di Sebastiano Caravello. Via Statale Sant'Antonino, Barcellona Pozzo di Gotto. Quando il dovere chiama, non c'è tempo da perdere. Gitto Autonoleggi è la tua soluzione. Zero attese, zero registrazioni. Prenotazione facile e veloce anche con WhatsApp e senza carta di credito. Wow! Da Gitto Autonoleggi trovi un'ampia gamma di auto di tutte le dimensioni e veicoli commerciali. Per ogni tuo tragitto, Autonoleggi Gitto. Sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente. E vorresti urlare, soffocare il cielo, battere la testa forte il suo cuscino, dire tutto. Ti sei mai chiesto se onesto era illudermi? Ricorda, tu sei quello che non c'è quando io piango. Abbiamo iniziato questa seconda parte ancora in musica ascoltando i protagonisti del Festival Cantando Sanremo del 2023. Vi ricordo sempre che il Festival ritornerà il 25 febbraio quest'anno al Teatro dell'Oratorio Giovanni Paolo II Olivarella. Ringraziamo Padre Stefano per l'ospitalità. E abbiamo ascoltato per iniziare questa seconda parte Matilde Presti con Le mille bolle blu, Antonio Cannistrà Perdere l'amore e Francesca Andaloro, con Amore di plastica. In studio con me c'è il presidente dell'associazione NEM Salvatore Battaglia, in collegamento il nostro sociologo Francesco Pira. Una battuta su questo festival, perché alla fine è un viaggio nel mondo della canzone del Festival di Sanremo dal 1951 ad oggi, è una cosa meravigliosa, perché vedi qua Le mille bolle blu e Amore di plastica, poi invece c'è anche la canzone del 2024. Cioè, si ascoltano tutte le canzoni. Infatti hai avuto un'ottima idea, caro Francesco, nello scegliere e nel far andare anche indietro con gli anni e con la memoria un po' tutti, specialmente ragazzi che sicuramente la maggior parte non avevano nemmeno idea che esistessero quelle canzoni, quindi riportarle un pochino indietro e fargli capire, sentire, vedere e a loro volta ricantare quelle canzoni, secondo me ti dobbiamo fare un applauso, perché hai fatto una cosa buona e giusta. Grazie, grazie, cosa buona e giusta, mamma mia, il grande Salvatore Battaglia. Io direi, professore Pio,
Elvira, poco fa tu hai anticipato un pochettino questa domanda, Salvatore. Il festival è vero che dura 5 giorni, ma ha la grande capacità, carissimo professore, di occupare per mesi spazi importanti in TV, sulla stampa e nei social. Qual è, secondo lei, e poi ci risponderà anche Salvatore Battaglia, la cosa che interessa di più al pubblico? È molto difficile dire che c'è una cosa in particolare che interessa al pubblico. E poi, per quello che mi riguarda, non c'è un pubblico. Ci sono più pubblici e ci sono cose che interessano. È chiaro che anche la strategia di comunicazione legata al festival è una strategia molto particolare, perché è un continuo crescendo, ci fanno vivere alcune notizie con grande enfasi, ce le fanno gustare ad una, ci danno i nomi attraverso le anticipazioni, ci danno i nomi degli ospiti attraverso le anticipazioni, ci dicono anche quali aspetti sociali vengono affrontati durante il festival, quindi non c'è una cosa che interessa il pubblico e basta. Ci sono tanti pubblici segmentati che magari gradiscono dei pezzi di Sanremo, e i pezzi di Sanremo diventano poi qualcosa che è tutti messi insieme, cioè messi insieme i pezzi che possono essere interessanti e messi insieme questi pubblici, si crea questa grande kermesse e si crea anche un audience interessantissima. Lasciare davanti alla TV, indipendentemente dalle altre fruizioni, e quindi parlo per esempio del web, tutte le sere inchiodate per diverse ore 10 milioni di italiane e di italiani, non è una cosa semplice, è un'operazione complessa, e quindi che ha dietro una strategia che appunto viene operata sui social, in televisione, attraverso tutti i mezzi di comunicazione, ma poi ci sono anche i contenuti che, segmentati per pubblici segmentati, riescono a fare questi grandi ascolti. Secondo te, Salvatore, qual è la cosa che interessa più al pubblico? Guarda, può sembrare strano, ma la cosa che interessa di più è proprio il gossip. Io ogni anno mi pregio di essere il corrispondente di alcune radio su tutto il territorio nazionale, da Venezia sino a Napoli, e le domande più frequenti sono quelle che cosa è successo, che ha fatto quello, dove era quell'altro, eccetera eccetera. Quindi non tanto sulla qualità dello spettacolo, della canzone, eccetera eccetera, quanto sul gossip, sul capire e sapere che cosa è successo dietro le quinte, quello che la TV nazionale naturalmente non fa vedere. Quindi secondo me è anche questo soprattutto, e lo vediamo anche dalla vendita dei giornali tra virgolette gossipari, che in quelle settimane vendono tantissimo. Presenterà Amadeus, ma sarà affiancato ogni sera da grandi personaggi del mondo della musica, del mondo dello spettacolo. Marco Mengoni, l'ultima serata ci sarà l'amico storico di Amadeus, Fiorello. Ma andiamo a vedere qualche cantante che parteciperà, saranno 30 tra big e giovani: Alessandra Moroso, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Big Mama, BNKR44, Clara, Dargen D'Amico, Diodato, Emma, Fiorella Mannoia, Fred De Palma, Gazzelle, ci sarà Il Volo, Irama, Loredana Bertè, Mahmood, Mannini, Mr. Ryan, dopo il grande successo del 2023, Negramaro, Renga insieme a Neck, Ricchi e Poveri, Ritorno al Festival, San Giovanni, ci saranno i The Colors. È un bel cast artistico, possiamo dire. È un bel cast, ma come tu hai appena letto, e poi se analizzi la lista, naturalmente Amadeus quello che ha fatto è cercare di prendere un po' tutte le fasce di età e anche di qualità della canzone. Perché il festival è per tutti alla fine. Perché il festival alla fine è per tutti, quindi ci ritroviamo ancora naturalmente la Bertè, i Ricchi e Poveri, eccetera eccetera, grande qualità, ci mancherebbe altro, anche se io onestamente forse sarò di parte. Avrei preferito, come sempre dico anche ad Amadeus, tante volte l'ho detto in sala stampa, che mi piacerebbe
poter vedere un anno un festival dove sono tutti nuovi, cioè dove sono tutti dei cantanti emergenti, in modo da farceli scoprire, non di risentire. Si dovrebbe creare un festival a parte, secondo me. Esatto. Però qui poi subentrano altre discussioni, altre situazioni, caro Francesco, che ahimè hanno deciso la vita del festival, e quindi poi subentrano anche questioni economiche e tante altre cose che noi giustamente non ci addentriamo, perché non ci compete in questa fase. Ancora musica con i protagonisti del 2023 di Cantando Sanremo. Ginevra Torre ci farà ascoltare Controvento, Jasmine Mostacci Dimmi Come e Giada Cutugno Come Foglie. Andiamo ad ascoltare. Questa mette i brividi, certe volte più un combattimento c'è, quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene. Vivere così, ti dovrei odiare, ma come potrei? Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Sia colpa di un'estate come non mai, piove intanto penso a questa consenso, parla di un rumore prima del silenzio e poi è un inverno che va via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come Bravissimi anche Ginevra, Jasmine e Giada. Partecipate, numerose iscrizioni aperte, 339-8254-709. Il 25 febbraio, subito dopo il festival, arriva Cantando Sanremo. Mi dai, Salvatore, 5 titoli di cantanti o titoli di canzoni che sono stati protagonisti indiscussi del Festival di Sanremo dal 1951 ad oggi, secondo te? Una bella domanda. 5 no, Francesco. 5 cantanti. Ma 5 cantanti. Allora io inizierei, non so, da Mia Martini, perché chiaramente Mia Martini dobbiamo nominarla. Claudio Villa, mamma che mia, hanno fatto un po' la storia del festival. Cioè se ne potrebbero nominare tantissime, ma fino ad arrivare a Diodato, che ci ha commosso veramente tanto, perché ha vinto quel famoso festival dove tutto era fermo, dove tutto era chiuso. Addirittura lui si esibì per l'Eurovision Song Contest anche all'Arena di Verona da solo. Cioè, e siamo a tre. Siamo a tre. No, ma ce ne sarebbero tanti altri. Adesso vorrei ricordare anche l'ultimo posto di Vasco Rossi, nel senso che qui vorrei chiaramente lanciare una frecciatina, perché dall'ultimo posto adesso è diventato il rocker, la star che tutti conosciamo. Ecco, o che so, un giovanissimo Ramazzotti che arrivò lì in punta di piedi da Sanremo Giovani e poi diventò una star internazionale. Hai detto i tuoi 5, vediamo che cosa ne pensa il nostro sociologo Francesco Pira. 5 titoli di canzoni o 5 cantanti del Festival di Sanremo, professore? 5 nomi di cantanti o titoli di canzoni che sono rimaste nella storia dal 51. Beh, io devo dire che sono nato nel 1965, quindi posso sicuramente parlare degli anni dopo la mia nascita, anche se ho visto molte immagini di repertorio, molte immagini anche in bianco e nero della Rai con cantanti straordinari che hanno fatto la storia di Sanremo. Penso per esempio a Gigliola Cinquetti con Non ho l'età, ma possiamo parlare anche di tutto il grande cantautorato italiano e anche dei grandissimi gruppi italiani.
dai Pooh agli Stadio, a Lucio Dalla, a Francesco De Gregori, a Antonello Venditti, ma poi ci sono state icone di Sanremo che hanno legato la loro storia, la loro fortuna a Sanremo, penso a Toto Cutugno, penso a tantissimi altri cantanti che attraverso una canzone simbolo sono riusciti a rimanere nella storia di Sanremo. Ma Sanremo rappresenta per la musica italiana qualcosa di straordinario. Basti pensare a Loredana Bertè, a Mia Martini, Ornella Vanoni, Gino Paoli e poi tutti coloro che invece rappresentano tutto quello che è recente a Sanremo, da Achille Lauro a gruppi e cantanti, penso anche ai Maneskin, a Tiziano Ferro, ci sono tantissimi cantanti che hanno fatto veramente la storia di Sanremo. È davvero difficile dare cinque nomi perché potrebbero essere sicuramente almeno 50. Sicuramente ce ne sarebbero molti di più da nominare come cantanti, ma anche come titoli di canzone. Noi ritorniamo a Cantando Sanremo 2023, andiamo ad ascoltare altri tre cantanti: Maria Giuseppi Nizzotto, Asia Paladina, Una finestra tra le stelle e Francesco Pirri, Il confronto. E poi ritorniamo qui con Salvatore Tu Battaglia guardi e il suo gioco innocente in mezzo Francesco alla Pirri. gente la felicità, e restare vicini come bambini la felicità. Felicità, felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, 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 è un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro il cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Felicità ti fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. Felicità ti fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. Con me, chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può. Hai vinto tutto e sei stato uno stronzo quando lei ci credeva. L'hai lasciata morire lì con te alla deriva. Ma sei stato un signore quando non hai risposto. E ti bastavano due parole per rimetterla a posto. Il cuore è un killer preso alle spalle, il mondo è open sopra miliardi di stelle. Ma cosa aspetti a dire basta? E in quello specchio urlare cambia faccia. Bravissimi anche questo gruppo di cantanti. Vi ricordo di partecipare 339-825-54709. Cantando Sanremo, quest'anno sarà il 25 febbraio al Teatro dell'Oratorio Giovanni Paolo II. 11 feste di Sanremo con questo del 2024. Hai qualche aneddoto o qualche esperienza che ci vuoi raccontare di questi 11 anni? Guarda, ce ne sarebbero tantissime, a dire la verità, Francesco. Non saprei veramente da dove iniziare. Non so, dalle feste private, notturne, private nel senso delle major piuttosto che della Rai, oppure agli interventi nella sala stampa, qualche battibecco con i vari conduttori, da Baglioni a Conti, o lo stesso Amadeus, anche se devo dire che Amadeus, essendo proveniente anche lui dal mondo radiofonico, è sempre un pochino più accondiscendente. Però, insomma, ma il più simpatico di tutti che hai conosciuto durante il ma festival? Io credo che tra tutti sia stato Carlo Conti, il conduttore e il direttore più simpatico, e credo anche quello più coerente. Infatti ha lasciato quasi subito, nonostante tutti lo avrebbero voluto ancora lì alla conduzione del festival, prima ancora che arrivasse.
Vuoi dire il più antipatico oppure andiamo oltre? No, no, andiamo oltre. Andiamo. Lei, professore, ha qualche aneddoto o qualche, ci vuole raccontare qualche piccola esperienza, perché anche lei è stato grande protagonista durante il festival parecchie volte. Beh, di aneddoti ne ho tanti, nel senso che da tanti anni mi occupo di Sanremo perché coinvolto da radio, televisioni regionali o nazionali che mi chiedono di raccontare un po' quello che è il mio pensiero su Sanremo, naturalmente un pensiero di un sociologo della comunicazione con tutti gli annessi e connessi, quindi la possibilità di vedere con occhiali un po' diversi, con delle lenti un po' diverse, Sanremo, cioè un Sanremo che non è il commento sui vestiti, il commento sulle performance, il commento sulle musiche, il commento sui testi, ma il commento sull'impatto che dal punto di vista mediatico, sociologico, una kermesse così importante può fare. Quindi la mia esperienza diretta è questa, è un'esperienza, pur non essendo fisicamente a Sanremo, è un'esperienza che mi porta a stare incollato alla televisione per tutte le sere del festival e a commentare poi le cose che dal mio punto di vista possono essere più interessanti. Il festival è veramente una ti dà una possibilità infinita di interagire con altre persone, perché il festival è qualcosa che ti mette nelle condizioni di parlare di tanti argomenti, perché la musica, come sappiamo perfettamente, così come lo sport, è un grandissimo collante. La musica sa unire tantissimo anche persone che poi sono divise. Basta vedere cosa accade a un concerto dove trovi persone di tante generazioni che cantano le stesse canzoni. La musica è un collante straordinario e quindi Sanremo sa farsi interprete di questo. Sicuramente, sicuramente grandi momenti quelli vissuti a Sanremo sia dal professore Francesco Pira ma anche da Salvatore Battaglia. Andiamo ad ascoltare altri tre cantanti del Festival Cantando Sanremo 2023 che hanno cantato le canzoni del più famoso Festival di Sanremo. Carmela Merrina, Ma che freddo fa, mamma mia che bella canzone. Davide Calabrese, Abbi cura di me. E Anna Maria Modello, Strano il mio destino. Andiamo ad ascoltare. Non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerrai. Cos'è la vita senza l'amore? Misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento. È l'orchestra delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna a cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché è tutto un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivi l'adesso come se fosse l'ultimo. E dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne? Porta qui a un passo dal tuo cuore, senza arrivare mai, chiusa nel silenzio. Sono andata via, via dagli occhi, dalle mani, da te. Che donna sarò se non sei con me?
Bravi, bravi, ma soprattutto guardando di nuovo le immagini, Salvatore, questi ragazzi tengono il palco in un modo eccezionale. Sì, in effetti ce ne sono molti che sono veramente in gamba, oserei dire è come se il palco fosse casa sua già da piccolo e da giovane o comunque con poca esperienza. Ripeto, come ho detto prima, con alcuni di loro bisognerebbe veramente avvicinarli e poterci lavorare ancora di più, perché sai, tante volte fare una cover, tante volte la canti, la fai fino a che la fai alla perfezione, ma io dico sempre banco di prova, poi diventa l'inedito, una canzone speciale, particolare, fatta appositamente per il ragazzo o la ragazza che si esibisce. Quindi lì bisognerebbe vedere effettivamente le qualità di ognuno di loro. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa 74esima edizione del Festival di Sanremo? Ma sicuramente noi lì andremo a dormire tardissimo, o forse nemmeno ci andremo a dormire, perché con una scaletta così si faranno sicuramente le 2 di notte e non oso immaginare la serata finale del sabato. Però sono sicuro che sarà un grandissimo successo, come sempre, un grande spettacolo, già a iniziare dalla scenografia che hanno già preparato, addirittura quest'anno ci sono 2 scale, quindi con queste enormi scenografie che mangiano spazio e posti al già non grandissimo teatro dell'Ariston, però tutto a favore naturalmente dello spettacolo. È bello perché poi si parla di scenografia, si parla degli stilisti che vestono i cantanti, si parla dell'orchestra che fa un lavoro eccezionale, non soltanto durante quei 5 giorni, ma un lavoro che dura mesi e mesi. Bravo, hai detto bene, io ne conosco tantissimi maestri dell'orchestra e ti posso assicurare che sono veramente dei grandissimi professionisti, oltre che dei meravigliosi musicisti. Uno su tutti, Gaspare Maniscalco, primo violino dell'orchestra della RAI, che proprio l'altro ieri mi ha chiamato e mi ha detto che già erano al lavoro, quindi già iniziate le prove naturalmente a Roma del festival, quindi come vedi c'è un grandissimo lavoro dietro a quel carrozzone, come lo definisce qualcuno. Da chi sarà affiancato Amadeus, lo volete sapere? Ve lo dico. Allora, nella prima serata sarà affiancato da Marco Mengoni, nella seconda serata sarà affiancato da Giorgia, nella terza serata sarà affiancata da Teresa Mannino, e qui le risate non mancheranno, poi nella quarta serata da Lorella Cuccarini e l'ultima serata da Fiorello. Vi ricordo che il festival finirà il 10, inizierà il 6 febbraio, poi ci sono, c'è la nave da crociera con i suoi ospiti, ci sono gli ospiti al teatro Ariston, sicuramente sarà un contenitore da seguire ogni sera davanti alla televisione per chi starà a casa, chi andrà invece a Sanremo a seguirlo dal vivo. Ma professore, secondo lei invece che cosa ci dobbiamo aspettare da questo festival? Intanto ci dobbiamo aspettare l'ultima edizione di Amadeus, e anche questo non è poco, perché noi sappiamo perfettamente che dal prossimo anno ci sarà un cambio di gestione, non sarà più Amadeus a gestire il festival, quindi sarà completamente un altro festival. Dobbiamo aspettarci che Amadeus voglia chiudere in bellezza, che quindi voglia garantire a tutte le italiane, a tutti gli italiani, un festival di Sanremo con i fuochi di artificio. Sappiamo perfettamente che un ruolo importante avrà anche un altro grandissimo showman come Fiorello, e quindi ci dobbiamo aspettare un Sanremo capace di lanciare dei messaggi importanti. Non dimentichiamoci che è un Sanremo che arriva mentre nel mondo ci sono 2 guerre devastanti e tantissime altre guerre di cui non si parla. Non dimentichiamoci che è un Sanremo che parte quando il nostro paese ha un grossissimo problema, che è quello della violenza sulle donne e dei femminicidi. È un Sanremo in un paese che ha grandi problemi legati alla globalizzazione, alla migrazione. Quindi è un Sanremo che avviene in un momento storico molto particolare, con la RAI che deve confermare di essere
una grande televisione pubblica nel mondo e con un direttore artistico che vuole dimostrare che tutto quello che ha fatto è stato importante e anche quest'anno deve trovare conferma rispetto alle impostazioni del passato. Quindi questo è quello che io mi aspetto dalla 74esima edizione di Sanremo. Eh sì, sì, ha veramente ragione. Poi tra gli ospiti ritorna Giovanni Allevi, lo sapevi? Sì, grandissimo ritorno. E poi c'è anche un ballerino molto amato come Roberto Bolle, sì, mamma mia. Ma non perdetevi il Festival di Sanremo perché quest'anno sarà eccezionale. Sarà l'ultimo secondo te di Amadeus? Non credo proprio. Lui ha detto di sì, ma non credo proprio, anche perché dopo la frecciatina che gli ha mandato Baudo in una trasmissione l'altra sera in Rai, dove gli diceva che ancora doveva farne di strada per arrivare ai suoi Sanremo, e quindi credo che raccoglierà questo guanto di sfida Amadeus, anche perché guarda che lui si trova molto molto bene da quelle parti. Siamo ai saluti finali, ringraziamo il professore Francesco Pira, grazie professore, sempre splendido, puntuale in ogni singola risposta. Grazie, grazie davvero per l'invito, ancora una volta è stata una trasmissione ricchissima di contenuti, ricchissima di spunti e mi auguro che presto torneremo a parlare di Sanremo, perché Sanremo è Sanremo. Arrivederci a tutti. Grazie, grazie al professore Francesco Pira, che più che un ospite ormai è diventato il mio braccio destro a momenti in TV, prima anche a momenti in radio. Salvatore, come chiudiamo questa puntata ricordando che ancora dobbiamo lanciare altri tre cantanti del Festival Cantando Sanremo 2023? Vi ricordo di partecipare il 25 febbraio alla nona edizione di Cantando Sanremo, che si svolgerà quest'anno al Teatro dell'Oratorio Giovanni Paolo II Olivarella. Pensaci come vuoi chiudere la puntata, così io do degli appuntamenti importanti. 19 gennaio tutti al supermercato Sigma Marilù di Sant'Andrea, Barcellona Pozzicotto, perché c'è la ciaurrina con i pasticceri che la fanno lì al momento, buonissima, non mancate dalla mattina alla sera. Poi il 27 gennaio le selezioni dei concorsi di bellezza Miss Reginetta Italia e Miss Reginetta Over e il concorso dedicato ai bambini Talent Kids. Partecipate numerosi anche a queste manifestazioni. Il 18 il corso di portamento con il fashion coach Alfredo Bruno e il 25 chiuderemo il mese di febbraio con Cantando Sanremo. Per partecipare il numero è sempre lo stesso, 339 8254 709. E adesso, per chiudere questa meravigliosa puntata, ti farei cantare. No, guarda, no. quello è meglio di no, glielo risparmiamo. Ma io chiuderei con una previsione. Anche vai. Perché quando... Ah, chi è che vince Sanremo? Ecco, quando... poi te lo faccio scrivere, ora te lo faccio sì, firmare. Sì, tranquillo, puoi scrivere, anche perché già l'ho pubblicato il giorno in cui Amadeus ha rivelato i nomi che ha scelto per il festival. E io ho scritto subito che secondo me la vincitrice sarà Angelina Mango. Angelina Mango. Seguito da Annalisa e Geolier, fate voi... il secondo e il terzo. Vabbè, facciamo secondo Annalisa, terzo Geolier. Ecco, io credo, sono fermamente convinto di questa cosa. L'anno scorso mi hanno dato ragione, perché già dal primo giorno avevo detto Mengoni, quindi è scritto e quindi non... Credo che anche ora lo facciamo firmare Salvatore Battaglia. Qua ho messo primo, secondo e terzo posto, facciamo mettere una bella firma, la data di oggi, e vediamo quello che succederà poi il 10 febbraio alla conclusione del festival. Noi ringraziamo i nostri amici telespettatori, ringraziamo il professore Francesco Pira, il nostro presidente dell'associazione NEM Salvatore Battaglia, e chiudiamo questa puntata ascoltando altri tre cantanti del festival Cantando Sanremo 2023: Chiara Sofia, Fai Rumore, bellissima canzone, Giorgia Pruiti con I Tuoi Particolari e Ambri L'Acqua con Supereroi. Grazie, con Momenti in TV ci vediamo la prossima settimana, voi continuate a seguire Antenna del Mediterraneo. Questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito. Quanto fuga torno sempre a te, che fai rumore qui.
mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me ti senti solo perché tu non avrai. È da tempo che non sento più la tua voce al mattino che grida tu e mi faceva. Supererai come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani perché siamo invincibili vicini. Io ovunque andrò sarai con me. Supererai solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso. Ma ogni volta che tocco il fondo dice spesso oh, 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 oh.